Milano Golden Fashion TV. Continuando qui con le interviste a tutti gli stilisti che presenteranno la sua collezione tra pochi minuti, presenteranno tutta la collezione che voi volete vedere lì in passerella. Parliamo adesso con Simona Pontigia, un'altra stilista che mi ha fatto un po' pensare e anche vorrei domandarle adesso che sta qua con me. Buonasera Simona. Buonasera. Vorrei chiederti anche il tuo, me lo puoi presentare per favore? Alex Castelluccio. Alex Castelluccio, anche piacere di conoscervi. Volevo sapere, questa collezione mi ha fatto pensare, sei sempre chi vuoi essere, che messaggio vuoi trasmettere te con questa collezione? Vorrei che uno possa essere sempre libero di poter esprimere se stesso ed essere orgoglioso di ciò che è senza dover sempre subire giudizi sbagliati da persone. Quindi diciamo che io non sono una taglia bella come la tua, lui è molto tatuato, che spesso nel mondo della moda è un problema anche quello, e quindi noi andiamo oltre l'apparenza generale e andiamo più alla sostanza dell'anima, anche nei vestiti. Dimmi, allora, diciamo che vedremo delle sorprese in passerella con questa collezione? Un pezzo in particolare è un po' una sorpresa. Bene, da quanto tempo fai il telestilista? Poco, sono solo 2 anni, ma diciamo che la parte più interessante è nell'ultimo anno. Io tanto merito ad Alex, che ha creduto in me quando, insomma, io non credevo in me stessa come partenza, e invece diciamo che insieme ci stiamo togliendo qualche piccola soddisfazione. Ho saputo lì che hai vinto un premio, vogliamo sapere un po' di quello? Sì, quest'anno abbiamo vinto il premio Moda Stilisti Emergenti alla Fashion Week della Liguria, e quindi è stata una bella cosa, e come sempre c'era Alex al mio fianco. Diciamo che lui è un po' la mia copertina di Linus, se c'è Alex io sto serena. Ah, come un portafortuna, come ben detto. Ah, mi fa tanto piacere. Dimmi, da qui in futuro, adesso che, beh, tu sai che qui a Milano, diciamo che il mondo della moda è la capitale della moda, e stai pensando anche di presentare un'altra collezione, pensando sempre forse all'estate, alla primavera? Assolutamente sì, poi ho un bel gruppo di amiche, prima che collaboratrici, prima di tutta la mia MUA, poi ho una brava hairstylist, un'assistente fantastica, e noi lavoriamo con un gioco di squadra, quindi tante teste insieme che creano cose meravigliose, quindi speriamo di stupirvi anche per la prossima stagione. E dimmi te, questa collezione, che cosa è stato più difficile di fare? Più difficile trovare le idee che sentivo dentro e riuscire a comunicarle agli altri, perché non so, quando guardo ognuno di quei vestiti io ho un'idea, ho una storia dietro a un vestito più che altro, e riuscire a trasmettere una storia a volte è complicata. Spero di esserci riuscita. Speriamo tutto di sì, veramente. Ti ringrazio di essere qua presente. Grazie. Anche a te, e speriamo tutte le sorprese lì in passerella. Va bene, grazie mille. Grazie. Milano Golden Fashion TV.